Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sul Po, siamo tornati in questa sessione. Proveremo a break line, dato che settimana scorsa ha avuto successo. Infatti, anche se siamo d'inverno, non fa molto freddo. Cioè, sì, fa freddo, ma. Fa freddo, ma non come dovrebbe fare. E quindi proveremo appunto break line e anche a pietra. Adesso siamo già in acqua, come vedete, abbiamo già preparato il gommone. E basta, adesso andiamo a calare. Io la volta l'avevo calata un po' qua. Ho messo una lì, 4-3. Vado, vai. Aspetta che si allunga bene un attimo. Vai. Vado con la pietra. Aspetta un attimo. Vai, vai, vai. Guarda il gradino. Sì. Speriamo di essere nel gradino e non sopra. Anche se sopra va bene. Vado a riva? Sì. Tieni un po' tirato e tutto. Raga, anche oggi contro break, come l'altra volta. Infatti, come vedete, siamo a riva. Perché stiamo pescando più a monte di dove siamo. E quindi per forza va fatta la contro break. Qua ho messo l'outrigger col suo nylon e siamo a posto. Adesso andiamo a riva. Dov'è l'altro bastone? Su là. Una l'abbiamo calata là, non chiudo l'acqua là. Una è calata qua. Poi c'è tutte le pesci sul fondo. Caliamola qua, siamo un po' in corrente. Allora, vado giù con la trota, eh. Trota in arrivo. Sì, dai, calata qua. Raga, abbiamo calato, ormai è buio, siamo dentro al gazebo però e abbiamo anche, come vedete, la stufa. Infatti qua dentro si sta bene, 160 gradi. E come vi dicevo prima, abbiamo messo due canne a pietra, una break e no, due break e una, e niente, vediamo, speriamo che prima di domani mattina mangi qualcosa. Raga, è quasi ora di andare a dormire. Come vedete, su questa canna c'è il segnalatore, anche sulle altre. Questa qua è quella di Nico, questa è l'altra mia col segnalatore di Davide. Però c'è un problema, in questa il segnalatore ha smesso di funzionare. E quindi come facciamo a far sì che si senta se sbrecca? Con questo sistema molto rudimentale, ovvero la birra che abbiamo bevuto a cena, attaccata con un nylon del 18 al terzo anello, come vedete là sopra. Cosa succede? Questa è ingegneria, perché qua la canna è breccata. Quando il pesce sbrecca, la bottiglia va indietro e batte contro queste pietre che ha messo l'altro ingegnere con titoli di studio molto alti. E questo è quanto. Se invece il pesce dovesse andare in avanti, in teoria la bottiglia lì dovrebbe battere contro le pietre lì davanti e comunque far rumore. Questa è la teoria. Non ci sveglieremo mai. 2 hours later.
tenendo giù con la corrente. Sembra un pesce piccolo o grosso? Eh beh, che se era grosso come dico io non ero già qua, magari non è detto. Anna. Da, partito. Io ti direi di iniziare a seguirlo un po'. Di iniziare a seguirlo un po'. E qua è giù. Comunque non è un pesce piccolissimo, secondo me. Diciamo che se era piccolo non tirò così. Però capire quanto è grosso non lo so. È sceso qua a corrente. Sa che. Sarà un pesce di 1,90 m. Come ti sembra? Sì, sarà quella misura lì, forse un po' più piccolo. Raga, nel cuore della notte ha mangiato, questa volta a pietra. Nicolo sta agguantando, è mangiata con l'ancoretta, l'amo fuori, un bel testone, media taglia è simile a quello dell'altra volta, non male. Ragazzi, altro fatto importante: dato che la canna ha sbreccato, abbiamo recuperato un segnalatore e li abbiamo smantellato il segnalatore birra Moretti e l'abbiamo sostituito con i segnalatori Ceracat. Raga, siamo tornati al calduccio dentro al gazebo dopo il combattimento. E adesso vediamo se non abbiamo più calato la canna come avete visto, quindi adesso siamo con 3 canne in pesca, vediamo se prima di sbaraccare tutto riusciamo a prendere un altro. Cosa dici? Magari a break stavolta. Raga, buongiorno, ci siamo svegliati e non abbiamo più preso niente, però stanotte, come avete visto, è uscito un silurotto, che tanto silurotto non è, e adesso, come vedete, appunto è chiaro, abbiamo ancora le 2 canne qua che sono messe giù a break line, quindi a breve le tiriamo su perché non si sa mai se passa qualcuno in barca. E poi questa qua invece è ancora giù messa lì a pietra, ma non ha mangiato nient'altro, quindi a breve mi sa che ci tocca far su tutta la rumenta. Raga, l'abbiamo fissato a riva e adesso lo stiamo misurando, ho messo il metro sullo zero e guardate. Come vedete non è affatto male, un pesce sui 190 quasi, quindi è già un bel siluro. Ora Nico andrà al rilascio della cattura. E anche l'ultima fatica di Ercole
è stata compiuta. Ho lasciato qua Nico alla sua famosa panda e adesso caricherà le sue cose e se ne va a casa. Vado a casa anch'io perché ho un po' fame, è ora di mangiare. Come al solito, se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare mi piace, iscrivetevi al canale, se volete seguirmi su Instagram il mio nome è andrewolf.fishing, ho anche altri social, vi lascio tutto in descrizione, c'è anche il canale YouTube del mio compare là dietro, Thorax Fishing, ve lo metto sempre in descrizione e noi ci vediamo alla prossima pescata, ciao ciao, saluta, oh ciao ciao.